Diciamo che l'incontro è stato poco poetico, al contrario di tutta la faccenda poi, perché avevo appena finito vinto il Festival di Torino col mio primo film e cercavo una storia, così non avevo niente da raccontare, cioè di storie. Già. E quindi quasi scherzando a Marco Lessi, che è il produttore della Dugong, che abbiamo una storia in Brasile, e allora lui mi racconta un paio di storie. E una di queste era la storia di Chris. Quindi io realmente ho scritto, perché c'era un bando, ecco perché gliel'ho chiesto, c'era un bando Mi Bac Tancino, più unico che raro, perché mi pare che non l'hanno fatto più. E allora abbiamo una storia in Brasile, vabbè, mi fa vedere questa storia, leggo due articoli, uno è National Geographic, uno credo il Venerdì Repubblica, scrivo un soggetto perché divento pazzo, mi innamoro di questo personaggio, di questa storia, e vinciamo il bando e con quei soldi sono andato a fare parte del girato che è nel film, ed è stata l'occasione in cui ho conosciuto veramente Chris, ok, se non via Skype o così, per telefono. E quindi è così, è poco poetico, però è così. Beh, quello che mi ha colpito di Chris è senza dubbio la sua fantasia e la sua energia. Cioè un personaggio veramente, come dico nel film, forse uscito dai romanzi d'avventura dei secoli scorsi, perché aveva una vita che non abbiamo più, ormai le nostre vite sono diventate abbastanza simili tra loro in tutto il mondo, e abbastanza noiose sotto un certo punto di vista. E quindi questo, quindi un personaggio bigger than life, non capisco mai se si dice larger than life, a me piace bigger than life. E poi soprattutto il suo idealismo, cioè il fatto appunto di, appunto essendo lui un personaggio in cui, cioè le sue istanze coincidevano perfettamente con le istanze del pianeta in cui viviamo, anzi con le necessità, con le urgenze del pianeta in cui viviamo, e quindi il fatto che lui vivesse per un ideale, una cosa anche questa novecentesca ormai, diciamo, perché l'ideale è un po' uscito fuori moda. E questa roba per me è poetica e dava senso ed è ciò che dà senso all'esistenza dal mio punto di vista. E poi ascoltavamo la stessa musica. Sono stato sempre super convinto. Diciamo, il problema è stato che in realtà dopo poco girato il Cristo è morto. E quindi io mi sono ritrovato intanto bloccato, perché eravamo diventati amici e quindi che lui fosse morto mi impediva, non riuscivo a lavorare, e poi avevo pochissimo materiale, pochissimo, oddio, poco, non pochissimo. Quindi lì sono stato bloccato un po' emotivamente, praticamente a lungo, ma non riuscivo a smettere di pensare a Chris. Quindi diciamo il progetto è morto più volte, forse una prima volta produttivamente, una seconda volta poi con la morte materica, diciamo così, del personaggio, ma non ho mai dubitato, tant'è che mi abitava questa storia sempre, continuamente. A un certo punto ho detto ok, rivediamo questo materiale, che nel frattempo era diventato il mio archivio personale di Chris, su Chris. E quindi anche questo ha permesso anche di staccarmi dal discorso emotivo della perdita di un amico e lavorarci in un certo modo. E a quel punto l'unico modo era mettere me stesso, perché inizialmente il film non era stato scritto così, mettere me stesso e la mia relazione con lui. E anche per questo ho lasciato la mia voce, che diciamo non è di una dizione perfetta, o in italiano si sente molto la cadenza, perché comunque nel cinema una voce è un personaggio, allora il personaggio non può avere la stessa voce che ha George Clooney se sono io. A livello cinematografico si inserisce in questa, chiamiamo così, no? In questa idea, in questa tradizione, un po', per me è a metà tra Fitzcarraldo e Monicelli, ecco. Perché comunque ha del carattere da commedia il personaggio, che lo rende fantastico, non è solo epico, quindi non è retorico, è ironico, è consapevole. Lui era un grandissimo intellettuale, non si vede nel film perché appunto il film poi segue la sua strada, ma lui era una biblioteca vivente. Era consapevole di tutto, questa consapevolezza lo portava all'ironia, alla disillusione. Infatti anche poi il gioco del concerto è un po' un gioco in cui ci rimandiamo, no? Io ho bisogno di credere in qualcosa e che ci credo, lui vedendomi mi usa per raccontarsi questa storia, ecco. Però sì, Herzog e Fitzcarraldo comunque era un personaggio di finzione, quindi era più estremo, e faceva la differenza fondamentale è questa, è molto più estremo. E comunque non portava
Chris non porta come da un altro pianeta un progetto. Questa cosa non so se si capisce bene dal film, ma lui per anni ha lavorato insieme, infatti il fatto che fosse vivo dopo 30 anni lì e vuol dire questo, con loro a fare. Poi alla fine le cose sono precipitate, però non ha portato la sua visione. Ecco, quella visione è il concerto, che però non dovrebbe offuscare il fatto che poi lui riesce a creare una riserva di 360.000 ettari di foresta. Il film per me è un elogio appunto alla visionarietà. Bisogna tornare a immaginare futuri diversi, realtà diverse, perché evidentemente quella che abbiamo non funziona tanto, diciamo, ci sta portando anzi alla fine, o comunque a un mondo tremendo. E quindi sognare, per quanto possa sembrare folle o cose folli oltre il consueto, in realtà è come la parola che crea pensiero, no? È uno scambio vicendevole. E allo stesso modo il sogno crea la realtà, perché tu inizi a pensare una determinata cosa, un certo mondo, e questo mondo inizia a formarsi.